Davvero maledetto il momento in cui Rinaldo Melucci è diventato sindaco di Taranto. Questo dicono i tifosi del Taranto, ma anche i tarantini, anche non tifosi. Perché pensare che il Taranto Calcio debba restare 2 anni lontano dallo stadio Iacovone per la realizzazione della ristrutturazione dello stesso per i giochi del Mediterraneo, a causa delle inefficienze, a causa dei ritardi accumulati nei mesi e negli anni dall'amministrazione Melucci, beh, questo veramente fa impazzire, fa incazzare di brutto. Il Taranto infatti per 2 anni quasi sicuramente non potrà giocare allo Iacovone e addirittura si vedrà costretto ad emigrare addirittura a Teramo in Abruzzo o addirittura a Vibo Valentia in Calabria, il che significa che sarà praticamente impossibile, difficilissimo seguirlo, estremamente disagioso, anche perché le altre sedi disponibili, potenzialmente disponibili, in effetti non sono tali, perché Lecce fa la Serie A, col Bari ci sono le note vicende, per quanto riguarda Brindisi e Francavilla eventualmente sarebbe possibile a porte chiuse, perché la questura eccepirebbe ragioni di ordine pubblico, come ha già fatto in precedenza. A Potenza non si può, perché a Potenza gioca il Sorrento. Insomma, tutta una serie di situazioni per le quali il Taranto si vede costretto a non poter giocare allo Iacovone. D'altronde anche i campi della provincia, gli stadi della provincia, penso a Grottaglie, Massafra, non sono omologati, idem dicasi per Faggiano. Ecco, Faggiano, poi dirò qualcosina, forse qualche barlume di speranza potrebbe esserli, ma le responsabilità di Melucci sono enormi, perché ha fatto dal punto di vista politico, nulla di personale, il bambinone, prima con Ferrarese, poi con la Regione Puglia, e quindi ha comportato tutta una serie di ritardi, perché sognava, fantasticava il nuovo stadio come lo Juventus Stadium, tutte favole elettorali, e ha perso tempo, ha voluto perdere tempo, e così ora noi ci ritroviamo senza stadio, cari tifosi del Taranto, perché se le cose fossero state fatte per tempo, già da 2 anni a questa parte si sarebbero potuti fare i lavori a pezzetti, quindi zona per zona dello stadio, area per area, senza chiuderlo totalmente, un po' come si è fatto per quanto riguarda lo stadio di Bergamo. Ora, quindi, da un lato Melucci ha fallito sotto questo aspetto e quindi ha comportato dei ritardi enormi, ma ora non sta cercando neanche di rimediare, perché dovrebbe muoversi con gli altri comuni della provincia, con il governo, per cercare almeno di far sì che certi stadi appunto della provincia possano essere riattati, possano essere adeguati almeno, diciamo, minimamente, pur di poter ottenere la omologazione, perché il vero problema è che questi stadi dei comuni piccoli della provincia non sono omologati per la Serie C, e quindi ho parlato di Grottaglio, di Martina Franca e così via. Qualche speranza per Faggiano, magari vedere se il miracolo è possibile a Faggiano, far sì che si possano fare degli interventi tali da rendere disponibile, omologabile, con una serie di interventi appunto di ottemperanza alle prescrizioni, lo stadio di Faggiano. È difficile, ma almeno provarci. Questo Melucci non l'ha fatto, non lo fa e sicuramente non lo farà. Ecco, Faggiano può essere una ipotesi, prendete con le pinze ovviamente quello che vi sto dicendo, ma almeno provare, battere anche questa strada. Eventualmente far sì che qualche campo della provincia, qualche stadio della provincia possa essere così all'ultimo momento inserito nei giochi del Mediterraneo,
forse difficilissimo, ma il sindaco non ha fatto nulla, non ha cercato e non sta facendo nulla per evitare che il Taranto giochi fuori casa, perché doveva sentirsi, lo ripeto, col governo, perché doveva fare fronte unico con i sindaci dei comuni della provincia. Nulla di tutto questo. E allora, visto che abbiamo un sindaco completamente assente, io, Luigi Abbate e il collega Massimo Battista cercheremo di difendere nel nostro piccolo le ragioni, i diritti della città di Taranto, dei cittadini di Taranto, dei tifosi rosso-blu a vedere la squadra del Taranto giocare a Taranto. Cercheremo di muoverci, di contattare il commissario Ferrarese, cercheremo nei limiti del possibile anche di vedere, ripeto, con le amministrazioni dei comuni della provincia cosa è possibile fare. Lo facciamo noi, lo faremo noi da consiglieri di opposizione, nei limiti del possibile, perché non abbiamo la bacchetta magica, perché non dobbiamo raccontare frottole, perché non dobbiamo ingannare nessuno, ma cercheremo di fare nel nostro piccolo quello che il sindaco non ha fatto, non fa e non farà. Quindi sappiate bene, tarantini e tifosi del Taranto, che se il Taranto, come è quasi scontato, non giocherà allo Iacovone a partire dall'ottobre di quest'anno, del 2024, c'è una responsabilità politica, politico-amministrativa enorme di Rinaldo Melucci e di tutta la sua amministrazione comunale. Ebbene dirle queste cose, ebbene dirle senza mezzi termini. Povera Taranto, tifosi del Taranto, vedete cosa significa aver votato Rinaldo Melucci? Ma non solo lui, anche coloro i quali hanno amministrato con Rinaldo Melucci, anche quel PD che ora vuole prendere le distanze e l'ha appoggiato, gli ha fatto gioco. Meditate, tarantini, meditate.